tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle o stola Infinity che io ho deciso di chiamare Miss Glamour. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mystico Filati linea velluto slim, questo gomitolo da 100 grammi che misura 90 metri ed è 100% microfibra ma effetto velluto, è morbidissimo, è è bellissimo indossato, è morbido e ha proprio questo effetto velluto bellissimo e tiene veramente molto caldo. Il colore che ho usato io è il numero 4, ma voglio farvi vedere anche altri colori presenti tutti sul mio sito Filati Elsa. Guardate che meraviglia! Abbiamo il rosso, questo effetto grigio molto particolare, il blu, ma avete anche il verde, il nero, veramente il rosa. Potete sbizzarrirvi a fare questo coprispalle o stola nel colore che più vi piace. Ma parliamo di quantitativi. Allora, io ho lavorato con l'uncinetto del 6,5, quindi sì, la lavorazione non è ai ferri ma è all'uncinetto, e ho utilizzato 4 gomitoli. Vi ho detto che gomitolo da 100 grammi e io in realtà ho utilizzato 3 gomitoli e mezzo, quindi per una taglia M vanno bene 4 gomitoli, per una taglia L vi occorrono 5 gomitoli. Attenzione però, se volete fare la stola da poterla mettere anche sopra un cappotto, magari siete tipi che si vanno a fare la passeggiata serale in città, fa freddo e avete un cappottino che però volete rendere ancora più glamour, allora in questo caso vi consiglio taglia S, restate sempre con 4 gomitoli, ma taglia M andate a prendere 5 gomitoli in modo da poterlo fare più largo e quindi indossabile sopra un cappotto. Per quanto riguarda la lavorazione, invece vi dico che è semplicissima, è un semplice giro di mezze maglie alte in rilievo che permettono appunto di creare una lavorazione compatta e, come potete vedere, con questo strisce di rilievo che secondo me rendono questo coprispalle, questa stola ancora più ad effetto. È un lungo rettangolo che poi va cucito, ma quando si vanno a cucire insieme i due lati più corti vanno uno dei due va messo sotto sopra. Questo permette appunto di creare l'incrocio qui sul davanti che è molto 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 bello. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, poi come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che potete contattarmi anche tramite email, quindi elsa.faccio, faccio.elsa@hotmail.it. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola coprispalle, devo ancora capire come chiamarla, io ho deciso di utilizzare il fantastico filato della Mystico Filati linea velluto slim. In questa volta sono andata a utilizzare questo colore, che è il colore 04, molto bello, adattissimo per essere abbinato a molti outfit, ma ce ne sono veramente colori uno più bello dell'altro. Guardate questo quanto è bello, e c'è soprattutto questo rosso molto particolare che è quasi un vinaccio, che è perfetto per essere indossato durante il periodo natalizio, ma anche in occasioni molto speciali se abbiamo un vestito nero. Trovo che sia un abbinamento molto molto bello. Detto ciò, allora io lavorerò con l'uncinetto del numero 6 e mezzo. Dobbiamo andare a fare un lungo rettangolo. La lunghezza del rettangolo deve equivalere alla circonferenza delle vostre spalle più qualche centimetro, in modo tale che comunque non vi stringa troppo. Io naturalmente vi dirò alla fine quanti centimetri sono andato a fare il mio rettangolo. Invece le catenelle iniziali corrispondono all'altezza del rettangolo, ossia nella nostra coprispalle sarà l'altezza dalla spalla a scendere. Ora io vi dico già che questo è un piccolo campione, ma nel mio rettangolo io sono andata a montare 35 catenelle per avere una larghezza di circa 36 centimetri. L'unica cosa, le catenelle iniziali fatele con l'uncinetto del numero 7, in questa maniera quando poi si andrà a cucire il rettangolo non troverete un lato più stretto rispetto all'altro. Un'altra cosa ancora, se avete una mano larga, invece di andare a lavorare con il 6,5, vi consiglio di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 6, perché la lavorazione deve venire bella compatta in modo tale che il filato non ceda quando lo andiamo a indossare. Ora, per le catenelle iniziali, secondo me vanno bene sia per la taglia S che per la taglia M, mentre per la taglia L vi consiglio di aumentare non tantissimo, ma soltanto di 2, massimo 3 catenelle, giusto perché scendano bene sulle spalle. Per la larghezza invece sicuramente dovete farlo un po' di più, tipo quando io vi dirò quante ne ho fatte di lunghezza, la taglia M ne andrà a fare almeno 5 centimetri in più, la taglia L almeno 10 centimetri in più. Detto ciò, spero di essere stato abbastanza chiaro, possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione. Vi dico già che in realtà la lavorazione è semplicissima, è un giro di mezze maglie alte, però diciamo in rilievo.
Per il giro base andiamo a fare un classico giro di mezze maglie alte, quindi vado a fare una catenella che equivale alla mia prima mezza maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare la mia mezza maglia alta, quindi prendo il filo d'esco da tutti i fili sull'uncinetto. Quindi di nuovo prendo il filo, vado nella catenella successiva, prendo il filo d'esco, prendo il filo d'esco da tutti i fili sull'uncinetto. Questa è la nostra mezza maglia alta. E dobbiamo fare questo per tutto il giro. Quindi il nostro giro base è veramente semplicissimo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro giro base e vedete come scivola benissimo il filato, appunto perché ha questo effetto velluto, ma è anche il motivo per cui vi ho detto che se avete una mano larga vi consiglio di andare a lavorare con un uncinetto più piccolo, perché altrimenti la lavorazione non vi verrebbe compatta, ma verrebbero dei punti diversi tra di loro. Quindi ho terminato il giro base. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il primo giro. Il primo giro, come vi ho detto, sarà il giro che andremo sempre a ripetere. E vado sempre a fare le mie 2 catenelle, che sono la mia prima mezza maglia alta, e devo andare a fare la seconda, però la dobbiamo fare in rilievo. Non entro come faccio normalmente nei due filetti in alto, ma dovendo fare il rilievo entro in quello in basso, quindi in questo, in quello in alto, e lascio libero quello dietro. E vado a fare la mia mezza maglia alta. Quindi prendo il filo, non entro normalmente prendendo i due filetti in alto, ma prendo quello in basso e il primo in alto, lasciando l'altro libero, e vado a fare la mia mezza maglia alta. Vedete come cosa succede? Dietro abbiamo poi questa striscia di rilievo che permetterà di dare movimento appunto alla lavorazione. Quindi andiamo di nuovo a farlo, prendo il filo, entro nel filetto in basso e nel primo in alto, lasciando il secondo libero, e vado a fare la mia mezza maglia alta. Prendo il filo, filo in basso, primo filo in alto, lascio libero il secondo e vado a fare la mia mezza maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro. State bene attenti quindi a prendere soltanto il filo in basso e il primo filo in alto, però vedete che poi vi verrà in automatico, appunto perché questo filato vi permette questa lavorazione molto semplice, perché si riesce a entrare facilmente. Vedete, io inizio ad andare già più spedita. Ricordate sempre, dovete entrare nel filetto più in basso e nel primo in alto. Ora, una altra cosa che vi consiglio è di contarvi sempre le maglie a fine giro per essere sicura di non andarne a fare di meno, perché può succedere che, visto che si sposta un po' la lavorazione, di perdere qualche maglia, quindi contatele sempre. Una volta fatte tutte le mezze maglie alte, entriamo nella seconda catenella iniziale e andiamo a fare la nostra ultima mezza maglia alta. Quindi ci giriamo con la lavorazione e ve lo faccio rivedere. Facciamo sempre 2 catenelle, prendo il filo, questa la dobbiamo saltare perché corrisponde alle 2 catenelle, vado direttamente nella seconda, quindi filo in basso, primo filo, e vado a fare la mia mezza maglia alta. Filo in basso, primo filo, salto quello dietro e vado a fare la mia mezza maglia alta. Vedete che poi la lavorazione tenderà lei stessa a mettervi già i due fili da cui dovete entrare con l'uncinetto, lasciando sempre libero quello dietro. E vedete che qui non si vedrà la striscia di rilievo come si è vista qui, ma si vedrà da questo lato perché si alterna. E continuiamo a fare quindi questo giro fino alla lunghezza desiderata, e io naturalmente vi dirò quante volte sono, non quante volte ho ripetuto il giro, ma che centimetri sono andata a terminare la lavorazione. E poi passeremo a vedere come si va a cucire. Ecco, vi faccio vedere un po' come sta venendo la mia lavorazione. Vedete? Abbiamo queste strisce in rilievo che sono date dal filato che noi saltiamo e sono alternate perché in realtà la striscia che dovrebbe essere qui è dietro. Quindi questa è la lavorazione che sto andando a fare. Non ho ancora finito il rettangolo, però come vi ho detto vi farò sapere quanti centimetri ho fatto lungo il mio rettangolo.
Allora, io ho finito il rettangolo, l'ho fatto lungo circa 95 centimetri, quindi scusate, 98 centimetri, quindi ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 98 centimetri e adesso devo andarla a cucire per creare appunto la nostra stola Infinity. Come potete vedere, io l'ho piegata, però in realtà devo fare anche un altro movimento. Prendo l'angolo in basso, lo porto in alto e adesso andrò a cucire i due lati più corti, in modo tale che qui sul davanti avremo il nostro effetto arricciato, come facciamo sempre per le stole Infinity. Quindi ripeto, io ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 98 centimetri, ho fatto il rettangolo, quindi l'ho piegato su se stesso facendo combaciare i due lati più corti, ho preso un lato e l'ho fatto andare sotto sopra in questa maniera e qui si crea appunto il nostro incrocio che andrà su davanti, mentre adesso io andrò a cucire insieme questi due lati e la cucitura naturalmente andrà dietro, quindi l'incrocio sarà sul davanti, la cucitura sul dietro. Per cucire utilizzerò sempre il filato che ho usato per lavorare e il filato e l'ago di lana.